Sud. Sulle mani in aria, sulle mani in aria, sulle mani in aria. Ti separo sopra il cazzo, lo stile più massiccio. Jake è basito con il rap a braccio. Il ferro è il top dell'estico, è l'hip hop più classico di voi. Calmo, come quando sbaglio il rollo e ghiaccio. Uno fa del ritmo fino al collo. Due per la gara, tre per la B-Boy Step. Perché è una persona d'attitudine e nome. Sul muro duro, sul vagone, lo sfoggio nel trick più calcio. Dentro la competizione, sul trash e crash the sound. Tu ci giochi la reputazione come nei playground. Altro che tale, questa è la totale rotta. Ogni quanto quintale, il livello che si sale. Siamo alla temperatura ed è il sangue che si mischia in un'unica cultura. Direttamente dall'epicentro del Sherwood Festival, benvenuti di nuovo ai Colle del Fomento. Ciao a tutti. Tra l'altro, quest'anno celebriamo la decima edizione del Sherwood Hip Hop Festival e guarda caso chi abbiamo: Danno, che era l'ospite della prima edizione. La famosa battle di freestyle. Bravo. In cui ho fatto non il giudice e vinse Nitro. Bravo. Prima di diventare Nitro. Esatto. Me lo ricordo benissimo. Quindi non è causuale. Me lo ricordo benissimo. Grande. Allora abbiamo, vogliamo un po' capire e avere un aggiornamento con voi e condividere questo tour Adversus, il titolo del nuovo album, che è accompagnato da un tour non solo nazionale. Ho visto anche molte date oltre confine. Sì, abbiamo fatto Amsterdam, abbiamo fatto Barcellona, forse facciamo Londra e Berlino, perché ci sono tanti italiani fuori, quindi come il punk, nell'hardcore, comunque vai fuori e becchi della gente affamata di sentire musica in italiano, quindi proprio di sentir parlare la lingua tua. Grande. E questo album, tra l'altro, secondo me segna la grande maturazione vostra e voglio capire un po' come ci siete arrivati, quali step ha comportato, e l'attesa secondo me ne valsa la pena perché il risultato è veramente gratificante e dà un segnale molto lampante, secondo me, in un momento di crisi di valori anche, non solo di musica ma anche nella società. Sì, la società è cambiata tanto in questi anni e noi abbiamo voluto fare un disco ragionandoci un po' sopra, anche freddamente nel tempo, capire cosa valeva la pena dare alla gente. Quindi abbiamo raccontato la nostra tribolazione anche, cioè il tempo che cambia, noi che cresciamo, la scena musicale cambia, arrivano i social network, internet sempre più presente. E noi veniamo da tempi in cui chiaramente tutto questo non c'era, quindi per noi è faticoso inserirci nell'ambiente di oggi e abbiamo raccontato le delusioni, le sconfitte, abbiamo mostrato il fianco, cosa che solitamente nel rap non si fa tanto, cioè soprattutto quello di oggi, quello che viene definito quello di oggi per tale. Niente, esatto. Per niente, cioè si fa il contrario, cioè si mostra sì, vincenti, sì. Ricchi di successo, ecco, a noi questo non ci interessa e abbiamo preferito mettere dei punti fermi, raccontare le persone che abbiamo perso, le nostre vite nel bene e nel male. Ma quale ultima? Ma che pensavate che avevamo finito qui? Quanti di voi amano la musica? A noi la musica ci ha salvato l'anima, ci ha salvato la vita però. Siamo qua per tributare tutto l'amore che abbiamo per la musica. Ma il Colle del Fomento rappresenta anche per i sani viziosi e per tutti quelli che senza creare, senza dare, senza voler avere problemi ogni tanto tornano a casa la sera, dopo una dura giornata di lavoro, anche dopo una bellissima giornata di pieno fancazzismo, ma vogliono tranquillamente mettersi sul divano, girasse una canna di mezzo metro e fumasse la santa pace. Questo è un paese dove rompono il cazzo pure per il CBD e per un paio di canne vere la gente finisce in galera, finisce arrestata e gli rovinano la vita. Questa roba non è giusta secondo noi. Ognuno dovrebbe fare quello che vuole se non fa male ad altri e quindi siamo qui a celebrare questa roba
qua, questa è dedicata a chi la vuole liberalizzata, a chi cerca la sua spiaggia immacolata, a una vita passata con il collo a fare rap e a fumare dopo ogni fine serata. Ed è dedicata a chi la vuole liberalizzata, a chi cerca la sua spiaggia immacolata, a una vita passata con il collo a fare rap, rap, rap. Ok, viaggio nello spazio siderale in compagnia di ciò che è la mia cura, il tempo stesso la mia malattia. Plano senza ali su... A livello di... proprio di approccio alla scrittura c'è stato un percorso ben definito o c'è stata molta spontaneità nello scrivere, nel partorire i brani? Come è stato questo processo? Penso che abbiamo fatto una sorta di scrematura naturale, cioè mano a mano che scrivevamo, che ci venivano in mente idee, abbiamo fatto quel lavoro di conservare solo quello che era veramente essenziale, quello che in qualche modo ci tenevamo a dire, che doveva essere detto e in qualche modo forse pensavamo dovesse restare. Quindi tutto quello che ci è sembrato un po' superficiale, superfluo o che già avevamo detto, abbiamo cercato di metterlo da parte e tirare fuori qualcosa di inedito, qualcosa di più personale, dove la scrittura è una scrittura anche molto asciutta. Abbiamo privilegiato una scrittura in italiano senza legarci troppo a parole americane per far suonare il rap italiano come quello americano. Insomma, è una scrittura, è insomma quella roba lì dove ti metti con un certo impegno e cerchi di capire cosa c'ha veramente il succo e cosa invece può essere tranquillamente accantonato e lasciato per un altro periodo. E poi abbiamo pure capito che la musica comunque resta, cioè sto disco nasce dalla consapevolezza che la musica rimane quello che fai. Mo c'è una memoria molto breve sulle cose, cioè giorno giorno escono dischi, tutto molto veloce, però la musica rimane. Quindi ci siamo guardati indietro, abbiamo guardato avanti e abbiamo messo fuori quello che pensavamo fosse importante per noi. Anche perché, come hai detto, in una società schiacciata dall'immagine, dalla tecnologia, in questo senso secondo me siete riusciti nella missione di trascendere anche prettamente il genere, musica in senso lato, no? Secondo me, musica che sì, ha un contenuto che nasce da una consapevolezza. Sì, non abbiamo mai seguito gli standard neanche prima, ma questo disco ancora di più, anche come stile di basi, le scelte che abbiamo fatto, vengono tutte dagli ascolti che facciamo di musica di vario tipo, il soul, il funk, il jazz, il reggae, abbiamo cercato di mettere dentro pur non suonando, non siamo gente che suona, però abbiamo scelto cose che rappresentano anche il nostro quotidiano. Noi non ascoltiamo più solamente il rap, ascoltiamo tante cose e quindi abbiamo messo tutte le sfaccettature che per noi fanno parte della vita nostra. Sì, lavorando con Crime l'obiettivo era quello di fare un disco che suonasse hip hop ma che non fosse semplicemente una ripetizione dell'hip hop che già avevamo fatto. Abbiamo cercato di come dici te, confrontarci con la musica, i vari generi musicali, mantenendo però una natura e uno stile tipicamente hip hop, perché a parte l'intervento di Roy Paci, che è un intervento proprio suonato dall'inizio alla fine, tutti gli interventi fatti da musicisti sono comunque stati poi campionati, smontati e rimontati attraverso proprio lo stile hip hop. Bene. Quello che volevo chiedere, che mi incuriosiva, appunto, hai menzionato DJ Crime, che tra l'altro è uno dei membri dei Good Old Boys con cui avete maturato molto la dimensione live. È nata spontaneamente questa collaborazione? L'avevate già in serbo? È nata dall'amicizia che abbiamo con Crime durante i live. Lui faceva, produceva delle cose. Eco Chaos. Sì, esatto. Lui produceva delle cose, però magari non era ancora sicuro di voler fare del tutto il produttore. E ogni tanto in live ci faceva sentire delle cose e ci piacevano, e poi alla fine gli abbiamo chiesto: ma perché non ce le fai te? Simone gli ha chiesto: perché non ci fai delle basi?
e visto che nel passato andavamo da tanti produttori ed era complicato creare un disco omogeneo con un suono ben definito, stavolta è stato molto più facile, abbiamo svariato però all'interno dello stesso mood, lo stesso suono. E si sente. Ultima domanda per quanto riguarda appunto anche l'esperienza, soprattutto d'anno con la dimensione della radio, e, un mezzo che purtroppo in questa società viene sempre più emarginato. E appunto Welcome to the Jungle è uno dei pochi esempi di radio fatto con un'attitudine hip hop di un certo spessore. E cosa ti fa ancora credere in questo mezzo di comunicazione? Ah, la radio è comunque un mezzo bellissimo, poi il problema è che la maggior parte delle radio in Italia sembra che suonino sempre le stesse cose, e invece noi siamo cresciuti che da ragazzini ci immaginavamo che magari a New York, in altri posti, ci fossero radio dove tu ti potevi sintonizzare e ascoltare tutti i generi musicali, scoprire. E poi quello che piaceva a noi il radio non lo beccavi. Esatto. Cioè, la mia idea era quella di dire, io ho cominciato a fare la radio senza essere un grande ascoltatore delle radio, perché dico, non trovo mai niente di quello che vorrei ascoltare, ho detto magari me lo invento io. E il primo caposaldo era che Welcome to the Jungle deve essere una trasmissione fatta con i giradischi. Non volevamo fare col computer, volevamo comunque veri giradischi per poter invitare ogni tanto dei DJ, no? Soprattutto abbiamo dato l'attenzione ai DJ dicendo, vieni in radio, in diretta radio ti diamo la libertà per mezz'ora, tre quarti d'ora di suonare tutto quello che vuoi, non sei obbligato a far ballare le persone, non sei obbligato ad andare incontro al gusto mainstream, puoi passare quello che vuoi, vuoi passare jazz, passa jazz, vuoi passare hip hop, passa hip hop. Proprio per cercare di trasmettere quest'idea che la musica è libera, che è pieno di musica bella e che spesso i canali, quelli più ufficiali, si fissano e per una sorta, sì, per una sorta anche di politica industriale ripetono ossessivamente lo stesso pezzo, no? Tutti i giorni per un mese finché non gli entra in testa la gente. Noi per esempio abbiamo tutto un altro approccio, noi quasi cerchiamo di non suonare mai due volte lo stesso pezzo, dicendo se non l'hai sentito tre puntate fa, ci dispiace, vattelo a cercare. Proprio per cercare di dire, ogni volta cerchiamo di dare qualcosa di nuovo e di tenere una luce accesa su una nicchia che è, come definisco io, la nicchia quella hip hop, che ancora continua a produrre bellissima musica, probabilmente di poco successo, però a noi piace, quindi la suoniamo e la ascoltiamo. Sì, bene, sicuro. Grazie. Un ultimo saluto al popolo, alla comunità di Sherwood Radio. Grande Sherwood, grande Radio Sherwood, Sherwood Festival. Bello a tutti. Grazie. I massicci e le massicce. Accorrete nelle prime fila, sarà un live che vi rimarrà per sempre. Perché flippo solo al core, non regalo niente, perché flippo solo al core, sopra il colle. Perché flippo solo al core, non regalo niente, perché flippo solo al core. Se la sera spacca, la scopa che ti rappa, la sua testa flippa, adesso certe tu, vediamo chi si strippa. Faccio rap, solo rap, tu ci ridi sopra, se giochi ma con rap non ci si gioca. Sai che flippo al core, solo al core, per questo, se non ti piace una pressione di testa, non solo di gusto, quindi fai, non do quello che vuoi, su colle zero gangster, soltanto b-boy. Troppe cose a buttare, troppa gente che cambia due settimane, verso sotto c'è cioè...